Buonasera Alessandro Orsetti, io la ringrazio tantissimo per essere qui e aver accettato il nostro invito. Lei è venuto qua per ricordare Lorenzo. Lorenzo era suo figlio, ha perso la vita pochi giorni fa in Siria, in un posto che si chiama Baghouz, che è l'ultima ridotta dell'ISIS, diciamo sconfitta altrove, ma che si è asserragliata in quel posto, nel cuore della Siria. Vuole provare a raccontarci Lorenzo l'idealista, Lorenzo che ricordiamo è andato a combattere lì con i curdi dello YPG, che sono stati da sempre i principali avversari irriducibili dell'ISIS. Sì, direi avversari a maggior ragione perché hanno un progetto, una rivoluzione di cui si è tanto parlato in questi ultimi tempi, cioè collettivista, democrazia dal basso, ruolo della donna, rapporto con la natura, un tipo di economia completamente diversa, eccetera. E sono naturalmente nemici dell'ISIS, come per quella società che loro hanno impostato. Lorenzo si è fatto molto affascinare da questa cosa. Mi ricordo quando mi disse che partiva, già 3 anni fa me l'aveva detto, eravamo usciti un po' a parlarci, perché noi non avevamo, naturalmente non abbiamo preso inizialmente tanto bene Quanto questa tempo cosa. fa? Erano 3 anni fa, Lui quando... ce lo disse circa 3 anni fa che voleva partire. Poi siamo riusciti parlando a dire, beh, pensaci, eccetera. E lui mi disse, guarda, babbo, dai un'occhiata, leggi, informati, vedrai che questi piacerebbero anche a te, mi disse. E lui. Perché era la ricerca, no, di Beh, sposare questa causa, cosa cercava suo figlio? E lui cercava un posto dove poter realizzare dei valori, delle cose in cui lui credeva. E lui diceva che qua in Italia non c'era, forse paradossalmente era più difficile. Siamo una società, per quanto diceva lui, dove è difficile prendere posizioni nette, portarle avanti. Lui non amava i compromessi, non amava le mezze misure, voleva andare sempre alla radice del problema, della cosa. Sì, Lui aveva lavorato a Firenze. lui aveva cominciato prestissimo, aveva lavorato, ultimamente faceva il cuoco, erano più di 3 anni, 4 anni circa ha fatto il Gli cuoco. piaceva cucinare, Oh, cucinava anche per ecco. voi. No, per noi non ha cucinato molto, devo essere sincero. Però a lui piaceva più cucinare per gli amici, gli piaceva più cucinare che per lavoro in un ristorante. E a Natale ci scrisse che era andata alla messa e l'avevano portato probabilmente e ci disse che aveva poi cucinato il ragù di pecora per 30 persone e le era piaciuto tantissimo. E Un quindi cuoco anarchico, cuoco anarchico, è una un definizione giusta, anarchico cuoco. eh? Sì, Un anarchico cuoco che certo. amava i curdi, Chi insomma. amava i curdi, lui si è proprio. Non gli piaceva questa realtà e aveva trovato un ambito. Però lui era convinto che le due lotte erano collegate. Lui sentiva molto l'idea che la sua lotta non era scollegata con la lotta di chi ci crede qua, la lotta per la libertà, per la partecipazione contro. Non gli piaceva l'Italia come era oggi. Non gli piaceva l'Italia come era oggi, Se lo però ricordo. è andato là con l'idea che la sua lotta serviva anche a noi e per questo io sono qui, cioè non per fare dei trionfalismi, Beh, ecco. intanto la lotta sua, di suo figlio e di tutti i combattenti curdi che hanno perso la vita in quei posti è servita anche a salvarci dall'ISIS. Perché senza i curdi l'ISIS non sarebbe mai stata sconfitta. E tra i curdi c'erano le brigate internazionali e c'erano quei ragazzi come suo figlio che Certo. appunto per un ideale
a prescindere possa piacere o meno la collocazione politica, erano persone che hanno appunto sacrificato la vita per degli ideali, che erano quelli della libertà contro l'orrore, l'oppressione, il fondamentalismo dell'ISIS. Certo. E senza i curdi l'ISIS non sarebbe stata sconfitta, perché erano l'unici che erano con gli scarponi a terra, mentre Certo. magari dall'alto bombardavano, ma loro ci hanno messo il loro corpo, no? Lei se lo ricorda quando è partito, il giorno in cui è partito Lorenzo? Che cosa? Una vita fa. A settembre 2017 lo accompagnai al treno, ha fatto un passaggio, è andato in Germania e poi dalla Germania in volo, non so che tragitto ha fatto, poi disse che si era dovuto fermare, credo sia passato in Iraq, poi mi disse che per un periodo, avevano dovuto aspettare la luna finita, la luna piena per passare con la Al frontiera buio, al probabilmente. buio, eccetera, eccetera, e poi dopo circa un mese e mezzo mi mandò un messaggio e disse siamo arrivati. Gli hanno fatto una formazione e poi lui si è innamorato di questo popolo. Lui all'inizio gli internazionali erano molto per osservare, ma lui sempre più si è coinvolto. È stato a Afrin fino all'ultimo momento, che stava finendo l'accerchiamento della Turchia, e già lì se ne potrebbe parlare molto di questa storia Certo, del perché rapporto tra Afrin, l'ISIS e la Turchia. di come la Turchia colpiva i curdi e quindi favoriva l'ISIS perché i curdi Certo. erano nemici dei turchi. E lui è rimasto, non era saltando, lui è rimasto perché ha detto: non si sa se gli americani ci abbandonano. L'ISIS non è sconfitta ancora, ha ancora forza e non si sa se la Turchia riattaccherà un'altra volta. Io l'ho sentito 2 settimane fa, mi disse non è finita. Mi disse guarda, cioè mi disse questa battaglia sta finendo, ma non è finita la lotta del popolo curdo. E quindi dice io resto ancora perché voglio vedere come va, come procede tutta questa storia. Lei gli aveva chiesto di rientrare, immagino. Bah, noi glielo dicevamo tutte le volte, glielo dicevamo, E quella è perché stata l'ultima volta che l'ha sentita, è stato quelle 2 settimane fa? 2 o 3 domeniche fa, mi sembra, 2 o 3 domeniche fa. Lui mi aveva detto, ora parto, non ti preoccupare se non mi senti per un periodo. Se senti notizie, allora ti preoccupa. Infatti lunedì mattina mi ha telefonato il suo comandante. Insomma, io l'ho saputo dalle notizie su internet, cioè passava questa informazione, prima mi ha telefonato un amico e mi ha detto guarda stanno passando delle notizie uno di questi ragazzi, ma se non è confermata non ti spaventare. E quando però io ho guardato la notizia ho detto non è morto. Dopo un quarto d'ora è arrivata la telefonata del comandante. Mia moglie a casa l'ha saputo dal telegiornale, cioè ha visto il telegiornale, si è visto scorrere la foto di mio figlio. Cioè è stato proprio, cioè è stato veramente un colpo, proprio un colpo. Lei ha sentito poi il governo Il italiano? giorno dopo abbiamo sentito la Farnesina, che si sono giustificati su un non toccava a noi, era di competenza della polizia, dei carabinieri, venirvelo a dire di persona, non abbiamo i tempi, non ci sono stati, però. Molto carina è la console italiana con cui siamo in contatto, eccetera. Però in una prima battuta ci abbiamo sentito una signora e una signorina il giorno dopo. Perché la cosa incredibile di questa vicenda, Alessandro, è che chi va a combattere contro l'ISIS, arruolandosi nella Brigata Internazionale dei Curdi o dei PG, per la legge italiana è un foreign fighter, cioè come uno che si va a arruolare nell'ISIS. Certo. Tanto è vero che coloro che sono tornati da quel fronte e oggi sono in Italia sono costretti a sorveglianza speciale, sono stati espulsi dalla loro città, hanno tutta una serie di Certo. provvedimenti restrittivi della libertà perché vengono trattati come foreign fighter, no? Sì. È E questo è incredibile. incredibile perché da un lato si dice bene, hanno fatto qualcosa contro l'ISIS e ci hanno aiutato, però dall'altro se ne ha paura. E Lorenzo lo sapeva che rischiava rientrando questa cosa, eh? Aveva detto io affronterò qualsiasi processo, qualsiasi cosa, quando se tornerò.
però direi che questi ragazzi meriterebbero molto di più. Non so se deve essere trattati da eroi, però sicuramente da uomini e donne che hanno messo la loro vita al servizio di un ideale. Sono perfettamente d'accordo con lei, è molto importante che questo venga ricordato di Lorenzo, di suo figlio. Voi comunicavate anche col telefono, vi vedevate in faccia? Sì, Com'era Lorenzo dentro la guerra? Era cambiato? Era diventato più uomo, era diventato molto più uomo, molto più sicuro, molto più, ma anche tenero. Queste foto con i cani ci stupiscono mostruosamente perché Lui amava i cani da amava morte. i cani in una maniera incredibile, ci ha lasciato un aggeggio di cane al suo amico. Nel testamento dice: la cosa mia più preziosa, non lascio nulla perché non ho nulla, ma la cosa più preziosa è il mio cane, lo lascio al mio amico Tommaso. E quindi l'ha adottato Tommaso, il suo amico. E Lorenzo era diventato molto più tenero da un certo punto di vista, perché si emozionava per i bambini, per la sofferenza di questa gente, ma anche forte perché aveva seguito una strada e non aveva paura delle conseguenze. Lui sapeva che poteva morire giorno dopo giorno, tutti hanno letto il testamento. Lui sapeva, non era una possibilità. Non l'ha cercata la morte, però sapeva che ci poteva essere. L'ha accettata. Alessandro, possiamo vederlo suo figlio in questo video in cui lui. No, non l'ho registrato. L'ultima comunicazione. No, è il video in cui lui racconta, mette in conto quello che sarebbe successo, fa un video in cui spiega questo Ah, sì, video qua. certo, sì. Oh, my name is Lorenzo Orsetti. My code name is Tecocher. I'm from Italy, from Florence. I come here with all my will, all my hope, and I'm aware of all the risks I'm involved. I believe in freedom. I'm an anarchist, and I was tired of my life in the Western society. If you see this message, probably something's going. Probably it's going like this, but. I knew that, and it's okay for me. I'm happy to did this choice. I will make this choice 1,000 times because I'm convinced about it. I love you all of you, all of you. You passed from my life, my friends, my family, my dog, and so on. You know, and that's it. That's it. Biji Kurdistan, Biji YPG, YPG, Biji Sero Capo. Era proprio contento, cioè si vedeva che era proprio sereno. Ha accettato quello che gli è successo. Sì, era sereno, veramente. Lui dice: io qui ho trovato in questo posto di morte, perché ci ho trovato anche tanta vita. Ci ho trovato un popolo accogliente, gentile, un popolo che mi ha adottato e lui ha adottato loro. Senta, Lorenzo, il corpo di Lorenzo tornerà a Firenze. E qui lui ha scritto: allora, io preferirei che rimanesse in Siria al cimitero dei martiri. Sì. Però, se i miei genitori ci tengono, lascio a loro la decisione di riportarmi a casa. C'è un pezzetto sotto alla lettera che tutti hanno letto. Ecco, cioè allora, noi ci abbiamo pensato e sofferto tanto, auguro a nessuno di dover prendere una decisione del genere. Io, sinceramente, mia moglie ne abbiamo parlato e si vorrebbe averlo qui in Italia, perché da genitori. Dopodiché,
Dopodiché, Alessandro, se... C'è un mesetto, c'è certo. Tanto tempo perché... Alessandro, ha pensato di andare in Siria, nel Rojava, nel nord-est della Siria, che era certo. Questa regione agognata dai curdi come stato indipendente e che era così amata da Lorenzo? Da Lorenzo. Sì. Sì, oggi ho parlato col comandante, oggi sono venuti alcuni combattenti europei a trovarci, ci hanno portato una lettera, ci hanno portato delle foto, sono stati d'un carino, ci hanno passato un pomeriggio insieme, c'era un olandese, uno svizzero, un francese, cioè, e poi ci abbiamo telefonato insieme al comandante di Lorenzo e ci ha invitato ad andarci, ha detto che farà tutte le possibilità. Ora, stiamo pensandoci, però di periglia abbiamo detto sì, e io sinceramente ci terrei andare. Ci vada, ci sì. Vada, e magari se ci riusciamo ci andiamo insieme volentieri. Grazie. Grazie davvero, grazie di essere stato qua. Grazie.